Perché solo non va avanti. Andiamo a vedere un elicottero dal vivo. Che? Per le tende. No, no. Soccorso alpino. Intanto vi dico che tipo di elicottero è. Questo è un Leonardo AV-169, ok? È uno degli elicotteri più nuovi che fa la Leonardo. Prima cosa, così lo sapete tutti quanti, questa non è una mitragliatrice, non spara. Questa qua serve per misurare la velocità, quindi entra l'aria e misura la pressione di impatto, che in questo caso viene trasferita in digitale e quindi noi ce l'abbiamo come velocità. Questo elicottero è armabile, ma non è armato, quindi non è, diciamo, un elicottero da guerra, è più da soccorso. Vabbè, le pale vedete anche voi, con pentapala, è un bimotore, c'ha due motori, perché c'ha due motori perché è un discorso di sicurezza, e nel caso uno ha una avaria a uno dei due motori, l'altro motore ce la fa a farlo star per aria, fargli o completare il decollo o terminare l'atterraggio. Questo elicottero è completamente, diciamo, fra virgolette, di ultima generazione, quindi è digitale, ha in totale 5 schermi digitali, di cui 2 touch, quindi con quelli touch si gestiscono, come il cellulare, per capirci, si gestiscono molte cose degli impianti. Noi lo utilizziamo soprattutto per il soccorso, perché noi stiamo a Venegono, vicino Varese, e infatti vedete che oggi con noi abbiamo anche gli uomini del soccorso alpino, sempre dalla Guardia di Finanza. Io non vi voglio tagliare più di tanto, fatemi domande e io cercherò di rispondere. Quanto costa? Questo costa intorno, penso, ai 13 milioni, finito così. Diciamo che non ce lo può comprare nessuno di noi. Quante possibilità c'è per morire? Di morire. Di morire con l'elicottero? Non lo so, le percentuali... l'elicottero è una macchina che, siccome è molto versatile, c'è il rischio che tu ti vada a mettere in condizioni in cui poi puoi avere un incidente, però diciamo che sono meno di un incidente in macchina. Dimmi. Quanto è il costo di produzione più o meno? Il? Costo di produzione più o meno. Scusami, non ho capito. Il costo di produzione... Ah, 13... Cioè, se tu lo vuoi comprare ti costa 13 milioni. Sì, ma intendo quanto costa per farlo. Quanto costa per farlo? Quanto costa per farlo? A questa domanda non so risponderti. Forse per il guadagno. Non te lo so dire, non ho la più pallida idea. Però vi posso dire una cosa, che la Leonardo non produce i motori, quindi i motori li devono comprare da una società canadese che si chiama Pratt & Whitney, che li mette anche sugli aeroplani e anche su altri elicotteri. Quindi diciamo che in linea di massima su quello non c'è nessun margine, perché lo stanno acquistando da un'altra persona che li produce. A cosa serve quella persona sotto? Dimmi. Cosa? Questa? Per atterrare. Questa qui serve per... Vedi che ce n'è uno sotto. È una sega? E una sopra. No, serve per... Se tu non vedi i cavi, quindi stiamo parlando di cavi un po' piccoli,
finisce in questa specie di forbice e con la forza che ha l'elicottero andando in avanti taglia il cavo, si chiama tranciacavi, superiore e inferiore. A mano quello spara l'acqua. Neanche l'acqua. Questo prende solo l'aria e misura la velocità. Non è, mi dispiace deluderti, ma non spariamo a nessuno. Però ci saresti prima. Voleva essere sparato con l'acqua. Per intero. Allora, diciamo che noi viaggiamo mediamente con 650 kg, 500 kg di combustibile, diciamo, mediamente. Quanti chili porta nero? Totali? Ne vedi scritti 888, però può arrivare fino a 900 kg. Lo posso rubare? Se riesci a portartelo via. Vai. Come? Quanto va veloce? Quanto va veloce? Allora, adesso da poco hanno cambiato la velocità massima. Diciamo che è tradotta intorno ai 300 km all'ora. Più o meno. All'incirca. Va bene, si può spinalizzare. Stiamo facendo noi un lavoro con lui, eh. Ale! Eccomi! Ale! Buona finale, oltre, buona! Ok, adesso c'è il recupero, facciamo il recupero! E poi ancora? No! Che cosa si è fatto nel senso? Dalle serate, dalle 8 alle 11. Giocare abbiamo una volontaria. Che gioco, vai, che gioco. Ciao. Gli dai che cosa? Laus? Lascia? Dicevo lui. Entra un po' in conflitto. Entra un po' in conflitto. No. Sì, quelli dai, comando. Se lo metti sul terra magari poi te lo molla. Con la pallina ho meno problemi. Con la pallina aus te la lascia. Col manicotto è un po' più. Manicotto. Puoi usare un'altra. Vieni. Puoi usare l'altro manicotto. Giù plaz. Giù plaz. Plaz. Molto bene. Se vuoi ce l'ho. Vediamo. Non ti lascia il piercing. Super cane, bravo! Super. Mi sembra di vedere Lucky. Yeah. È lo stesso.